Panda, protagonista del Salone dell'Auto di Francoforte. La nuova utilitaria Fiat ha debuttato alla kermesse tedesca completamente rinnovata. Nonostante la linea inedita, però, ha mantenuto quelle linee che la lasciano riconoscere subito come la city car che in 31 anni di storia e due generazioni ha conquistato quasi 7 milioni di automobilisti. Cambia anche lo stabilimento in cui la nuova Panda verrà assemblata. Non più Tisi, in Polonia, ma Pomigliano, che per l'occasione ha subito un intervento di ammodernamento costato 800 milioni. La nuova Panda sarà ordinabile da novembre in 3 allestimenti e 10 diversi colori e le consegne sono previste per fine anno inizio 2012, mentre il listino non si discosterà troppo dall'attuale. Nella gamma dei motori sono presenti il classico 1200 4 cilindri a benzina da 69 cavalli e il diesel multijet da 95 cavalli, ma la vera novità è il recente e apprezzato bicilindrico benzina Twin Air, che debutta sulla Panda anche nell'inedita variante aspirata da 65 cavalli, affiancando quella turbo da 85 cavalli. Lo stesso che gira anche sotto il cofano di Fiat 500 e Lancia Y e che equipaggerà anche le edizioni 2012 di Fiat Punto e Alfa Romeo Mito. L'altra grande novità nel padiglione del Lingotto è rappresentata dalla nuova Ferrari. La casa di Maranello ha recentemente annunciato che nei prossimi anni rivoluzionerà molti dei suoi modelli di punta fino ad un completo aggiornamento di gamma. Intanto il Salone di Francoforte è stato il palcoscenico per il debutto ufficiale della Ferrari 458 Italia Spider, vettura progettata per sostituire la F430. Testimonial della nuova nata Maranello, il due volte campione del mondo di Formula 1 Fernando Alonso, tester d'eccezione della 458 Italia Spider. Dalle precedenti versioni, la nuova Ferrari si differenzia principalmente per il tetto rigido in alluminio al posto della tradizionale capote in tela e per la posizione posteriore centrale del motore. La nuova copertura ha consentito di ridurre il peso di 25 kg. Si apre e si chiude in soli 14 secondi e l'hard top trova poi posto nel vano motore. Grazie al windstop in vetro regolabile, la 458 Italia Spider promette di consentire una conversazione a bordo anche con il tettuccio ripiegato fino alla velocità di 200 km orari. Di primo livello anche il propulsore, identico a quello già impiegato sulla Ferrari 458 Coupé, ossia un energico V8 da 4,5 litri, capace di erogare 570 cavalli e vincitore del premio International Engine of the Year 2011. Cambio a doppia frizione a 7 marce con comandi al volante. Tra i nuovi sistemi di gestione, l'EDIF 3 per il controllo della dinamica, il controllo di trazione F1 Track e l'ABS. Le prestazioni dichiarate? Velocità massima di 320 km orari. Accelerazione da 0 a 100 km orari in meno di 3 secondi e 4. Consumo nel ciclo combinato di 11,8 litri per 100 km, ovvero 8 km e 4 per litro. Il prezzo, non ancora ufficializzato, dovrebbe posizionarsi intorno ai 220.000 euro. Dal concessionario arriverà nei primi del 2012.